Ed è atteso nelle prossime ore a Schio il pluricampione Thomas Ceccon che nell'ultima giornata del Mondiale di Budapest ha davvero messo la firma su questa competizione. A casa Ceccon si respira aria di festa e soprattutto di grande soddisfazione. Thomas, nell'ultima giornata dei mondiali di nuoto a Budapest, vince un altro oro e pochi giorni da quello conquistato nei 100 d'orso con il quale si è aggiudicato il primato mondiale. Il 21enne Scledense incassa l'ennesima strepitosa vittoria e regala l'ennesima gioia alla sua città e soprattutto alla sua famiglia che lo attende a casa, dove si fermerà un paio di giorni. Grande soddisfazione dell'Italia è stata mettere al secondo posto gli Stati Uniti, non era mai successo. Questo è stato un merito non solo dei singoli atleti nelle loro rispettive prestazioni, ma merito di un insieme, di una forza di squadra che non ha mai avuto uguali in questi mondiali. Una serata strepitosa ma anche mozzafiato quella di ieri per Thomas, che prima di conquistare l'oro ha dovuto restituire il bronzo assegnatogli nei 50 metri d'orso. Il bronzo non era stato meritato in vasca perché Thomas era arrivato quarto, ma lui da grande sportivo l'aveva subito riconosciuto. Poi una serie di gialli e di inghippi sull'interpretazione del regolamento ha assegnato giustamente, a mio parere, la medaglia di bronzo a chi se l'era meritata in acqua e Thomas è arrivato quarto e la cosa è andata bene così. A poche ore dalla fine della grande avventura di Budapest, Thomas è già pronto per ripartire questa volta per le isole dell'Oceano Atlantico. Si fermerà un paio di giorni, tempo di rifare le valigie per poi ripartire giovedì mattina in quelli di Tenerife, dove assieme ad altri compagni velocisti della squadra nazionale sarà impegnato in un collegiale di allenamento della durata di 15 giorni.